Tutto rosa? Perché tutto rosa? No, perché tutto rosa? Perché tutto rosa? Perché dai, devo fare questo unboxing, dai. Ciao a tutti, sono tornata con un nuovo video. Oggi sono tornata con un unboxing super speciale perché mi è appena arrivato un pacco e questa volta è sempre a tema libri, ma i visi don't, cioè, questa è una cosa che riguarda i libri e che ho comprato su un gruppo di Facebook di quelli che vi nomino sempre dei libri usati. Ho trovato questa ragazza che vendeva questa cosa e io ci guardavo dietro da tantissimo tempo e ero sempre lì, lo compro, non lo compro, lo compro, non lo compro. Questa ragazza me l'ha venduto per 10 euro più, no, per 35 euro più 10 di spedizione, quindi in totale ho pagato 45 euro e mi ha detto che è nuovo. Quindi direi di passare subito all'unboxing così posso parlarvene per bene. Questa è la busta, dall'altra parte ci sono il mio indirizzo, adesso lo apro. Io sinceramente pensavo sarebbe stata una truffa, invece mi è arrivato, adesso vedremo com'è all'interno. Questa busta. Ah, ok, va bene. Allora, vi faccio vedere un attimo. Tan 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 tan. Allora, cosa tiriamo fuori per primo? Tiriamo fuori tutti in una volta. Ecco qui. Allora, dentro non c'è niente, buttiamola via. Allora, adesso vi faccio vedere. Come avete visto qua dalla scrittina, ebbene sì, è un Kindle. Mi sono comprata un Kindle, questo che sta anche uscendo dalla scatola. Questo Kindle l'ho comprato appunto perché tutte, cioè mi capita spesso e volentieri che voi mi consigliate dei libri e che io non sono troppo convinta di voler leggere, oppure non posso comprare perché ne ho troppi in questa casa e quindi non essendo troppo convinta non, cioè, non posso prenderli, a meno che non sono super super convinta, e allora ho pensato di prendere Kindle anche perché spesso e volentieri le case editrici mandano ebook, oppure anche gli autori ti contattano per ebook e io non ho mai la possibilità di leggerlo, di leggere l'ebook perché sul cellulare, a parte che fa le righe quindi non funziona, mi spaccherei completamente gli occhi. Quindi ho trovato questa ragazza che vendeva appunto questo Kindle che non so quale sia. Non lo so. Per appunto 35 euro più 10 di spedizione. All'interno mi ha detto che la batteria funziona. Ci ha aggiunto anche una custodia molto semplice, basic, nera. Come potete vedere questa qui. E la spedizione chiaramente. E secondo me è stato un affarone, adesso dobbiamo vedere se funziona oppure no. Però è stata molto, molto sincera, molto gentile, mi ha mandato tutte le foto e appunto mi ha spedito praticamente subito con raccomandata. Non ho mai comprato Kindle in vita mia perché io odio leggere in digitale, io sono una che vivrebbe per il cartaceo, però sono arrivata a un punto che o vi faccio delle recensioni, cioè o inizio a comprare dei libri che non siano sempre quelli dello stesso autore per riuscire a parlarvi di più autori diversi e farvi più recensioni, però non posso comprarli perché sennò mi si riempirebbe casa, o non faccio più recensioni. Quindi secondo me questa qua è stata una scelta abbastanza intelligente, anche perché così posso appunto leggere più libri, magari anche che non sono completamente sicura di voler comprare, potervi recensire. Però ora direi di passare appunto, questa è la custodietta nera, semplice, sempre adesso provvederò a comprarne subito una nuova su AliExpress perché questa è un pochino triste, oppure la decorerò. Vi dico solo che questo Kindle l'ho trovato appunto da un'offerta di una ragazza di Murus che vedeva su un gruppo di Facebook, quindi non vi saprei dire dove altro trovarlo a questo prezzo, perché appunto è stata un'offerta di questa ragazza appunto che lo vendeva. Quindi so che su Amazon ci sono a volte usati, oppure su eBay, oppure su tutti quei siti lì, però sui gruppi di Facebook è veramente difficile trovarne qualcuno e il mio è stato veramente un acquisto compulsivo perché non ero neanche sicura di volerlo comprare ed è qui che sta uscendo dalla scatolina, quindi adesso lo tiriamo fuori. Eccolo qui. Questo qui è il Kindle, è piccolo 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 e chissà se è carico, dopo proviamo ad accenderlo. E questo qui, se qualcuno sa qual è, perché io non lo so, dico queste cose, oddio mi chiamano dopo. Questo libro qui, questo qua, che è piccolo piccolo nero, è tipo grande quanto la mia mano circa, e quindi sì, mi sa che è uscito 2 anni fa, una cosa del genere. Poi nella scatolina che si apre, non si apre, essenzialmente, ah ok, si sfila, qui c'è la scatola e si apre, mi ha messo anche il
deduco sia il cavetto. Quindi qui abbiamo il cavetto tutto un po' incartato a caso, però va bene, ok. Questo. E qui c'è anche il libretto delle istruzioni che prontamente butterò nel rusco, ecco, infatti è scritto in cinese, chiaro, no? E poi dopo inizierò a lamentarmi perché non capisco come funziona. Ma vediamo se è carico, se funziona, non credo, però deduco si accenda da qui. Si è acceso. Allora, seleziono le seguenti opzioni, annulla. Questo è da acceso. La ragazza mi ha detto che mi aveva messo all'interno anche gli ultimi aggiornamenti e mi aveva lasciato dei libri all'interno. Quindi andiamo subito a vedere cosa mi ha lasciato all'interno la mia libreria. Mi ha lasciato Il Grande Gatsby, La Locandiera, Non c'è niente che non va, almeno credo, I Love Shopping a Venezia e 100 colori del blu, Nessuno sa di noi, Natale in amore e amore, questo non riesco a leggerlo, Io sono tu, tu sei mia, Niente di umano, Il riflesso del destino, Ti prego lasciati odiare e Guida all'uso del Kindle. Come vedete è tutto in bianco e nero, quindi non è quello a colori. E mi sembra funzioni bene, è scarico, io adesso devo capire come funziona sta cosa. E mi ha lasciato dei bei libri all'interno, devo ammettere, sono molto contenta di questa cosa, è stata molto carina. E niente, non ne conosco nessuno di questi tranne Il Grande Gatsby e La Chimisella perché lo leggeva mia mamma. Però sono molto molto contenta di questo mio acquisto. Ha 4 giga, questo coso è di Amazon, ho detto c'è proprio scritto Amazon. E adesso lo devo caricare perché è scarico, non c'ha la presa. Non so, è mai esistita una presa per questo coso? Chiedo. Per adattarlo alla presa a muro, però vabbè. Adesso lo mettiamo nella sua bella custodia e vediamo un po'. Fatemi sapere voi se sapete che modello è questo. Da quello che ho capito, lei mi aveva detto che era un modello di 2 anni fa, o di lì. Facciamo finta che l'ho messo dentro. Questo qua è la sua bella custodietta, tutto bello chiuso. E niente, se qualcuno sa che modello è, me lo faccia sapere, perché io veramente non lo so, ce l'avrò scritto da qualche parte, però sì. Ha 4 giga e il wifi, quindi sono molto molto contenta di questa cosa. Provvederò subito a portarmelo al mare e a metterci degli ebook sopra per leggerlo appunto al mare. E a fine agosto, quindi più o meno verso inizio settembre, quando tornerò dalle vacanze, vi farò sapere cosa ne penso assolutamente. Magari sarà la svolta per il mio canale, lo so ben io. Devo dire che sono veramente soddisfatta di averlo comprato, perché è veramente come nuovo, come mi ha detto lei. E spero la batteria non mi giochi brutti scherzi. E boh, adesso vedremo. Se voi avete il Kindle, fatemi sapere cosa ne pensate. Se è comodo così come tutti dicono, se non è comodo, se ne vale la pena, se non ne vale la pena. Io per quello che l'ho pagato penso ne valga assolutamente la pena. Cioè ne sia valso assolutamente la pena. Sono molto contenta soprattutto dei libri che mi ha lasciato dentro. Se qualcuno sa che... Ah, fai scorrere il dito. Ah, ecco, va male. Se qualcuno sa... conosce qualcuno di questi titoli, me lo faccia sapere, io sicuramente li terrò qua dentro, magari gli darò un'occhiata, volentieri. E basta, detto questo, io vi saluto, spero questo video unboxing un po' speciale vi sia piaciuto, e noi ci rivediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!